e siamo alla terza fase che vede Roma impegnata contro Taranto e le colonie greche dell'Italia meridionale. Agli inizi del III secolo Roma rivolse i propri piani di conquista contro la Magna Grecia, l'area dell'Italia meridionale in cui si erano insediati i greci a partire dall'VIII secolo a.C. Qui Roma attaccò la potente città di Taranto nel 282 a.C. Gli abitanti di Taranto chiesero aiuto a Pirro, re dell'Epiro, l'attuale Albania. Pirro era un generale astuto e abile e in un primo tempo ottenne vittorie molto significative ma non risolutive, precisamente nel 280 e nel 279 a.C. Fu poi definitivamente sconfitto dai Romani a Benevento nel 275 a.C. Conquistata Taranto, Roma completò entro il 266 a.C. il controllo sulla Magna Grecia. In poco più di 10 anni, dunque, Roma estende il suo dominio sull'Italia meridionale. Grecia capta ferum victorem cepit, la Grecia conquistata conquistò a sua volta il suo crudele conquistatore. La conquista della Magna Grecia ebbe importanti conseguenze culturali, perché i romani entrarono in contatto con la raffinata cultura greca e ne furono, per così dire, conquistati.